amici di Penne e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi a tenerci compagnia c'è Luca Viozzi. Luca, benvenuto. Ciao e grazie mille. Senti, iniziamo con la prima e più temibile domanda. Chi è Luca nella vita di tutti i giorni e chi è Luca scrittore? Allora, io sono docente, insegno tecnologia della comunicazione all'Istituto Ricci di Fermo. Quindi faccio l'insegnante, che è il lavoro più bello del mondo, perché stai con i ragazzi, ti tiene in allenamento con le idee, anche se poi è una responsabilità. Luca scrittore è un caso fortuito, mi sono imbattuto nella ricerca di alcuni scritti di mio nonno, e da qui poi è partita l'idea di realizzare un libro. Se volete vi racconto anche la storia nel dettaglio. Assolutamente sì, noi qui siamo tutti curiosi di conoscere come nasce un libro. Delitto sotto le torri è un giallo che nasce da una storia vera, nel senso che mio nonno era commissario di polizia a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, e aveva una scrivania in mogano, mio nonno, con tre cassetti chiusi a chiave. Io l'ho sempre visti chiusi a chiave. Quando mio nonno è salito in cielo, io ho trovato la chiave di quei cassetti. L'ho trovata in camera da letto, sotto a una mattonella, non incollata al pavimento, solo appoggiata. Ho preso questa chiave e ho capito che fosse quella della scrivania e ho aperto i tre cassetti. Cosa c'era nei tre cassetti? C'erano classiche cose da ufficio, però uno dei tre cassetti era meno profondo degli altri e ho capito che c'era un doppio fondo. Ho aperto questo doppio fondo, ho trovato delle carte con dei nomi di persone, delle cifre e dei strani simboli. E ho cercato le persone che erano nell'elenco e molte non sapevano assolutamente nulla di cosa fossero quei strani scritti. Ho fatto delle ricerche e da lì è partito poi il libro. Poi il resto lo trovate nel romanzo. Beh, dai, sembra costruita ad hoc questa storia, perché a volte la realtà supera la fantasia. Assolutamente, io non penso che questo fosse una specie di testamento di mio nonno, quindi un modo per ricordarlo era quello di scrivere il libro. Poi dietro ci sono talmente tante storie intricate, mistero, storie, culture particolari, e quindi valeva la pena poi di raccontarlo. Senti, senza fare spoiler, sei riuscito poi a trovare una quadra di quell'elenco, quei simboli e quelle cifre? Sì, io ho capito, sottolineo che non erano carte di commissariato, non vorrei che magari qualcuno mi contattasse, erano carte private di mio nonno e sì, ho capito il mistero che c'era dietro. Poi dopo, tra realtà e fantasia, lo troverete nel libro. Beh, è un modo per tenersi sempre accanto le persone che abbiamo amato, quelle di ricordarle o comunque di portare avanti magari non dico un progetto letterario, ma un qualcosa sul quale loro contavano, comunque che per loro era importante. Sì, tu pensa che poi mio nonno era un uomo ombroso, misterioso, nel senso che poi da commissario pensa che aveva la pistola di ordinanza nella cassaforte, aveva la medaglia al valore in salotto, quindi sono cresciuto con queste pennellate qua, con queste scene qua, quindi per me mio nonno era assolutamente un mito, quindi ancora di più la voglia di raccontarlo. Senti, e la tua famiglia come l'ha presa questa tua iniziativa di mettere nero su bianco questa storia, di svelare questo mistero legato a tuo nonno? Mia mamma, che è la figlia di nonno, è scomparsa l'anno scorso e mia mamma era insegnante di italiano e quindi ancora di più, no? La voglia di scrivere. E l'ho letto il libro e rimase affascinata da come l'ho raccontato. Mio papà invece è un pochino più guardingo, perché poi ci sono delle cose, dei fatti all'interno veri o verosimil di storie di poliziesche, quindi di racconti di polizia, quindi mi ha detto: ma che cosa hai combinato, cosa hai fatto? Però tutti quanti sono orgogliosi e contenti. E questo penso sia la cosa più importante. Io adesso direi di passare la linea alla regia e di ascoltarci Vieni nel mio cuore di Ultimo. Vieni
una vita che ti penso, oh oh oh. È una vita che non riesco più a lasciarmi andare con me. È una vita che non cresco, oh oh oh. E non so cosa dirti di me, sento dentro come se. Ogni volta che ti guardo penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. Voglio stare dentro te quando la notte dici amore. Vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore che c'è un posto migliore. Ti aspetto, oh oh oh, ma quando arrivi è difficile godere insieme a te. Sarà che è tutto mio pretesto, oh oh oh, per poi scrivere meglio di me, ma è come se. Ogni volta che ti guardo penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. Voglio stare dentro te quando la notte dici amore. Vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore che c'è un posto migliore. Un sogno per te, le cose che vedi, l'amore che cerchi e non trovi. Perché tu dimmi perché rimani lì in piedi come l'ultima volta, come lui che non torna. Dimmi quelle parole, vieni dentro il mio cuore. E dopo aver ascoltato Ultimo, rieccoci di nuovo in diretta, sempre con Luca Viozzi. Luca, ma tra i personaggi di questo tuo libro, ce n'è uno che puoi definire il tuo alter ego di carta, il Luca di carta? Cappero. La storia gira attorno a un commissario di polizia che si chiama Filippo Salviati. È un 36enne molto giovane che tenta di fare bene il suo lavoro e cerca che i piani alti o chi è sopra di lui lo riconosca come uomo di valore. Non sempre poi ci riesce. Bene, il commissario c'è molto di me e c'è molto di mio nonno. Pensa che io ho scritto questo libro in un anno, ma i primi 3 mesi non ho scritto assolutamente un rigo e mi sono trovato a disegnare i personaggi. Volevo conoscerli bene in volto, volevo sapere con chi avevo a che fare. Li ho disegnati tutti, chiaramente stilizzati, ho disegnato molto spesso le loro mani, però del commissario Salviati non sono riuscito a disegnarne il volto. Quindi penso proprio perché più di tutti mi rappresenti. Quindi anche un, diciamo, che quel personaggio non ha bisogno di essere disegnato perché lo vedi allo specchio tutti i giorni. Può darsi, sì, può darsi. Poi attorno a lui ruotano tantissimi altri personaggi, un professore, un prete, quindi ci sono molti, molti hanno caratteristiche di persone che conosco e quindi c'è anche un po' di me, un po' del mio vissuto, del mio carattere anche in altri personaggi. Senti, ma visto che hai detto che alcuni personaggi si rifanno a persone che conosci, queste persone hanno letto il libro e si sono riconosciute o sei stato così abile da nascondere la verità in piena vista? Alcuni si sono riconosciuti perché hanno delle esclamazioni tutti i giorni e quindi lo hanno subito individuato, e altri no, quindi sono stato un pochino più velato. Spesso mi capita che mi parlano di personaggi secondari, di personaggi di appoggio per la narrativa, quindi significa che spesso alcuni dei miei personaggi non principali hanno una anima, una dignità che non gli ho dato io, ma se la sono presa un po' da sola, e quindi ci sono anche personaggi minori con caratteristiche importanti che poi vale la pena di raccontare, ecco.
Senti, ma i tuoi personaggi sono ubbidienti al papà oppure fanno come gli pare, sono dei totali anarchici che ti dicono aspetta, la storia è la mia, me la scrivo da sola, tu non ti impicciare. Mi è capitato spessissimo di riscrivere pagine perché rileggendole non ci trovavo quella caratteristica del personaggio che avevo io associato. E quindi sì, mi è capitato molto spesso, io volevo che andasse in un certo modo il capitolo e invece poi hanno deciso loro. Quindi sì, quello che dici è verissimo. Senti, ci sono altri progetti in ballo adesso o sei in una fase di relax? Mi godo questo momento con il libro. Io ringrazio l'editore Simone Giagoni che ha avuto il coraggio di scommettere su questo prodotto. Però ti dico che c'è l'idea del secondo capitolo. È un po' più di un'idea, non mi fare dire nient'altro in forma scaramantica, però ci sarà un delitto sotto le Dorri 2 a breve, spero. Beh, io te lo auguro, quindi i personaggi secondari avranno un loro libro. Sì, ce ne sono alcuni personaggi che vogliono diventare protagonisti, quindi sì, ci sarà un continuo del primo romanzo. Beh, questo è quando diciamo che i personaggi sono vivi e si prendono e vogliono che qualcuno racconti la loro storia. Senti, ma quando hai finito il libro, ti è dispiaciuto dire addio ai protagonisti? O comunque, vabbè, mi hai detto che ci sarà un seguito, quindi al commissario non si dirà totalmente addio, ma agli altri personaggi? Mi è capitato spesso di sognarli. C'è una cosa da psicoterapeuta. No, tranquillo, non è così, perché capita alla maggior parte degli scrittori, me compresa. Bene, questo mi rincuora. Sì, mi è capitato spesso di pensarci anche in momenti in cui sono solo, per capire che cosa potessero fare o cosa stessero facendo. E quindi sì, alcuni personaggi diventeranno protagonisti in questo secondo libro. Mi è dispiaciuto terminarlo, ma ho avuto subito la voglia di scrivere il secondo, poi dopo ecco, a vedere moltissimi ragazzi, soprattutto io facendo l'insegnante vedo gli studenti la mattina e mi parlano del mio libro, e quindi è una cosa importantissima, perché è bello scrivere, ma è altrettanto, anzi ancora di più, leggere, quindi invogliamo tutti ad acquistare non il mio ma anche altri, a leggere in generale, perché apre veramente la mente. Esatto, c'è un detto che dice che più o meno leggere i libri è come vivere le vite di altre 100.000 persone. E soprattutto poi mettersi nei panni degli altri, capire le emozioni degli altri, capire l'effetto, le conseguenze e quindi anche le cause dei propri comportamenti. Quindi è fondamentale leggere e accrescere il proprio bagaglio, no? del linguaggio, perché più parole si sanno, più concetti riesco ad esprimere, più riesco a capire meglio le mie emozioni e le emozioni degli altri. Senti, ma domanda curiosità, ma c'è stato qualche tuo studente che ha detto professore voglio stare nel prossimo libro, crei un personaggio su di me? Allora, ci sono stati delle ragazze soprattutto che mi hanno detto guardi professore, questa è una frase che lei deve scrivere, oppure perché non associa a questo personaggio questa esclamazione. Quindi sì, assolutamente sì, e ti dico di più. Ci sarà una frase nel secondo che è un'esclamazione di una mia studentessa, e quindi sì, io poi ciò che vedo tutti i giorni poi lo racconto, lo faccio mio, quindi sicuramente ci sarà. Senti Luca, noi purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, però ho ancora due domande che penso siano alla fine le più importanti. La prima è dove i nostri amici ascoltatori possono trovare il tuo libro? E la seconda è dove possono trovare te sui social. Ovviamente niente indirizzo di casa, sia mai qualcuno. Ok, il libro è online sui maggiori siti e sul sito di giagonieditore.com. E in libreria. E io sono su Facebook e Instagram, i classici canali. Mi chiamo Viozzi Luca. Quindi mi trovate tranquillamente su Instagram e Facebook. Perfetto, detto questo non mi resta altro che ringraziarti per averci
tenuto compagnia in questa manciata di minuti e ringraziare i nostri amici ascoltatori che ci hanno seguito fin qui. A presto! Grazie a tutti, grazie mille.